ragazzi, ciao! Oggi andiamo a caccia di giocattoli, vero Nicolò? Sì, esatto, con NauTV che ci ha sfidato ad andare a caccia di giocattoli, a fare una toy hunting e a trovare i giocattoli delle serie che troviamo qua sopra, i nostri cartoni preferiti. Ti passo il tablet? Sì. Vai col tablet, olè! Olè! Ci siamo preparati ragazzi andando nei giorni scorsi a spulciare per bene la sezione bambini di NauTV e guardandoci anche i canali che sono in diretta in onda, che quindi possiamo vedere in streaming. Proprio in questi giorni NauTV ha lanciato una nuova offerta mobile che prevede le serie TV e la sezione intrattenimento, dove c'è anche quella bambini, e che potete provare gratuitamente per 14 giorni. Vi lascio il link qua sotto nelle info del video. E ora ragazzi, andiamo con la nostra toy hunting. Com'è che dici tu quando partiamo? Scarpe di fuoco o scarpe di acqua, scarpe di terra e... Esatto, scarpe di fuoco, scarpe d'acqua, scarpe di terra, vero? Scarpe di onde di occhio sole, anche scarpe di ghiaccio. Anche scarpe di ghiaccio, andiamo! Scarpe di rimetti di ninja go. Bene, andiamo! Mi piacerebbe essere andati in aereo. Vorresti andare in aereo? Così ci mettiamo di meno? Così siamo più veloci e arriviamo prima al negozio di giocattoli, vero? Sì. È una bella idea, Nicolò. Bravo. Le rotaie. Ci sono le rotaie qua, sì, passa il treno qua. È vero, hai visto? Andiamo al treno, insomma, aereo, treno. Potremmo andare con un sacco di cose. Ma ti dirò una bella notizia. Stiamo arrivando. Ah, hai visto? Ci siamo quasi. Mi sono appiccicato addosso la mia GoPro e ci siamo portati dietro anche NauTV, che è compatibile con un mondo di dispositivi e ovviamente anche con lo smartphone, di modo così da avere sotto palmo di mano le nostre serie TV che avevamo scelto, i nostri cartoni preferiti e andare alla ricerca dei giocattoli. Come metodo di toy hunting ci siamo detti: prima andiamo a dare un'occhiata a tutto il negozio e poi tiriamo una riga giocattolo alla fine del tutto. Ci siamo fatti anche distrarre da questo ragno robotico particolarmente schifitoso che Nicolò mi ha fatto notare con dovizia di particolari, e poi ci siamo soffermati sui Lego, dove abbiamo scoperto che c'erano i Lego dedicati a serie che ci piacciono tantissimo come Miles dal futuro, e poi ci sono anche i Lego Duplo della dottoressa Peluche che piace un sacco a Matilde. Infatti in questo toy hunting sceglieremo anche alcuni giochi per Matilde che ci stava aspettando a casa. Per tirare la riga prendiamo il carrello, anche perché in effetti Nicolò ha scelto il Paw Patroller, che come contenitore della nostra collezione di Paw Patrol ci stava benissimo, e poi abbiamo preso i Lego del Miles dal futuro che abbiamo visto prima, della dottoressa Peluche, abbiamo preso Blaze, e così abbiamo completato la prima fase del nostro toy hunting. Sei pronto per la seconda missione? Andiamo! Quando la mamma vedrà Miles dal futuro e il Paw Patroller, quando vedrà il Paw Patroller leverà un colpo, dirà: no, questa cosa così grande in salotto la mettete! Dove la mettiamo il Paw Patrol? È su quella casa lì. Lo so che ti piace questa canzone. Oh, oh, oh. Sueme la radio. Che va subiendo. Che quita il dolor. Vamo a juntar la luna e il sol. Bravo Nicolò. Nicolò, sei pronto per il secondo negozio? Ce l'hai il tablet? Sì. Sì. Sono in stampa. La si vedono la radio la scala. Come fa, scusa? La come fa? Brava. È un accidentale scarpa questo. Sì. Forse invece che cantare è meglio che andiamo a cercare i giochi. Sì. Cosa dici? Andiamo, andiamo. Seconda fase del nostro toy hunting. Avevamo come obiettivo 5 serie, 5 cartoni da scegliere. Ci mancava ancora un obiettivo. Ed eccolo qua ragazzi, la Charm House, la casa delle Little Charmer, che è una serie che Matilde adora. Gioca tantissimo con le mini doll delle Charmers che ho recensito qui su GBR un po' di tempo fa, vi lascio il link qua sotto, e la Charm House la adorerà tutta la vita, lo vedremo proprio tra un attimo. Poi abbiamo approfittato per fare un girone, dare una consultata anche qui alla sezione Lego e poi in generale dare un giro a tutto il negozio, perché si sa, noi quando si va in negozio di giocattoli si va sempre a vedere tuttissimo e ci fermiamo sempre alla sezione mostri, cose viscide e soprattutto serpenti, dove giochiamo sempre con i serpenti a tirarli e a indossare serpenti. Poi Nicolò adora far scattare tutti i dinosauri, quindi se sentite un concerto di dinosauri in negozio siamo stati noi. E poi un po' di prova indosso maschere e a questo punto siamo pronti per il rientro. Caccia completata Nicolò. Sì. Sei pronto a tornare a casa? Sì. Andiamo ad aprire tutto? Andiamo.
Oh, adesso andiamo a prendere un bel paio di mutande, cosa dice? No? No? Andiamo a casa, dai. E questa, ragazzi, è Matilde che ci stava aspettando quando vede Nicolò che sta arrivando dalle scale con i pacchi da unboxare. La dottoressa peluche, hai visto? Wow, ti piace, amore? Abbiamo scelto bene, Nicolò, hai visto? Aspetta, non è finita, Matilde, abbiamo trovato un'altra cosa. Sta arrivando, vediamo, il pacco è grande. Il pacco è grande, sta arrivando. Wow, che cos'è? Oh, hai visto? Ho già riconosciuto? Vieni a vedere. Wow, guarda! Matilde, hai visto? Aspetta che ti tiro su bene. Eccoci. Esatto, hai visto che bello? Qua puoi mettere tutte le tue charmer. Ce l'hai le charmer? Sì, sì, guarda. Ecco le charmer. Guarda che avevamo preparato le charmer. Wow, hai visto? Wow, così puoi mettere nella casetta. Che bello. Sì, tutte le puoi mettere qua, hai visto? Iniziamo, iniziamo, dottoressa Peluche, forza. Dai, allora. Wow, guarda cosa che ci sono dentro. Vai. Apriamo, wow! Allora, guarda che c'è Dotti anche, aspetta che ti aiuto. Costruiamo questa, Matilde? No? Preferisci quelle dietro? Quale vuoi costruire di clinica? Questa clinica qua ti piace? Costruiamo questa? Ok. Bello! Quindi abbiamo Dotti che spazzola il gattino che fa il bagnetto. Il cagnolino qui ha la sua ciotolina per mangiare, Ali si occupa di lui, e qua c'è il distributore. Vediamo nel dettaglio il set cura veterinaria della dottoressa Peluche Lego Duplo con Dotti che con questa spazzolona se ne va a spazzolare il gatto mentre fa il bagnetto. Il cagnolino ha la mangiatoia, ma vedremo anche che può essere pesato con questa bilancia carinissima. Questa è la clinica veterinaria che possiamo ovviamente andare a personalizzare e costruire in diverse modalità, come si intuiva anche dalla scatola, quindi ci permette ovviamente di personalizzare, poi di unirlo ad altri Duplo e quindi andare poi a elaborare costruzioni sempre diverse, perché insomma è il bello ovviamente di andare a costruire bellissimi dettagli. Vi dicevo, la bilancia fantastica, questa zampetta dove andiamo a pesare il nostro cagnolino, e poi pur essendo di plastica, guardate Ally com'è cicciottosa, l'ippopotamo peluche della dottoressa. Veramente la resa Duplo è fantastica. Che dici, apriamo la Charmos adesso? Sì? Ok. Allora, scherziamo. Nicolò, aiutami a spingere. Brava, Mami. Sì, ce l'abbiamo fatta. Schiacci qua. Si entra nella casetta. Così. Bello. L'altalena? Sì, hai visto? Lì ci si mette posi e la si fa dondolare. Amici, ti fiderai, per te noi non saremo. Brava! Con un colpo di stella facciamo uscire la scala arcobaleno della Charmos, si apre la porta come per magia, in realtà non l'ho chiusa perfettamente, colpa mia, ho fatto anche la rima, riapriamo così la scala. Andiamo a vedere nel dettaglio la Charmos, abbiamo Posi che dondola nella sua altalena perché la Charmos è divisa in tre sezioni, a destra abbiamo la sezione Posi e a sinistra abbiamo la sezione Lavender che ha tanto di pentolone, d'altronde lei l'esperta di pozioni, si gira in questo modo grazie agli sticker contenuti nella confezione. E poi abbiamo, questi sono i cuccioli invece che avevo unboxato nel video Charmers che vi linko qua sotto, che sono deliziosi, mentre per Erese abbiamo la parte centrale e la parte superiore con divanone comodo comodo, e poi possiamo far roteare le nostre Charmers sulla nuvoletta quassù in alto, ed ecco qui una visione d'assieme con la scala che si apre così muovendo il cuoricino qua sopra. Allora bimbi, adesso Matilde è andata a fare il riposino, vero? E noi unboxeremo gli altri giochi, mentre lei fa il riposino, poi glieli mostriamo, giustamente, vero? Ok, perfetto. Allora, sei pronto? Sì. Hai deciso di iniziare da Blaze? Sì, Blaze fa acqua! Vai, andiamo. Vai, carica. Papà, vuole la velocità dell'ampo. Vai con la velocità dell'ampo. Vai. Wow, ha battuto. Adesso più lontano, però. Questo era semplice. Allora, io preparo il fuoco. Eccolo qua per te. Hai già lanciato? Sì. Io stavo preparando, ecco il fuoco.
Vedi il fuoco di fuoco. Quando vedi il fuoco? Fuoco! Vai! Proviamo ancora da più lontano. Quando vedi un fuoco di fuoco. Ok, sei pronto? Quando vedi un fuoco? Fuoco! Ah, l'hai mancato! Prossimo lancio! Vai! Poi il fuoco di... Come si carica? Tu cosa sei esperto? Così? Ok, fuoco, perfetto. Vai! Vedi un fuoco? Un fuoco di fuoco. Fuoco! Vai! Sì, ce l'hai fatta di rimbalzo. Questo è un carretto degli hot dog? Hot dog e bibite. Tu cosa vuoi, Blaze, da mangiare? Tutti e due. Tutti e due, sia bibita che hot dog, fai bene. Vediamo anche nel dettaglio Blaze entrare in azione. Eccolo qua, il carretto sta prendendo fuoco. A questo punto è l'ora di mirare per bene con il braccio azionabile. Avete visto in questo modo? Andiamo a sparare il nostro dardo acqua e andiamo a spegnere il fuoco. Vediamo anche nel dettaglio Blaze, che proprio presenta le stesse caratteristiche del cartone. Dietro abbiamo i suoi tre bocchettoni scarichi per raggiungere la velocità del lampo ed è anche molleggiato. Cosa abbiamo qui adesso? Ah, la flexi corazzata di mais dal futuro. Pronti, attenti. Vediamo mais, che bello. Wow, guarda quanti pezzi. Non c'è mais. Non c'è, certo che c'è mais, eccolo. Bello. È bellissima la figura di mais. Ci sono anche i pezzi duplo trasparenti. Quale? Quelli di tutti quanti. Sembrano dei Nexonite, vero? Sì. Sono dei Nexonite. Sono dei Nexonite. Allora, sbagliato. Prova a raccogliere le rocce, dai, vediamo come funziona la pezzi. Tu metti in giro le pietre per il tavolo. Ok, io metto in giro. Guardo. Ok, allora io metto in giro le pietre, non guardare. E tu vieni a raccogliere con la flexi corazzata. Allora, sei pronto? Hai trovato la prima pietra preziosa. Primo minerale prezioso. Vai, raccolta. Bello, ci gira tutto il braccio. Seconda minerale, qual decidi di raccogliere? Questo qua. Minerale giallo. È oro questo? Sì. Mi piace l'oro, sì, sì, mi piace. Questo è un po' sporco. Oh, esatto, questo è oro da ripulire, vero? E in accelerata vediamo tutta la raccolta che abbiamo fatto dei mattoncini, o meglio minerali spaziali, che Mais ha raccolto per l'appunto, per poi riportare ad esempio sulla sua stellosfera. Mais da futuro, a me è sempre piaciuta un sacco la serie, perché vedere una serie di fantascienza dedicata ai più piccoli, io che adoro la fantascienza, beh, mi aveva stupito come scelta della Disney al tempo quando è uscita, ed è una serie veramente molto ben fatta, carina, le storie sono molto convincenti, molto avventurose, e anche il duplo riesce a essere avventuroso. Cioè, questo è l'esoscheletro, che poi nella serie viene chiamato flexi corazzata, è veramente la cosa duplo futuristica più bella che abbia mai visto. L'aspetto che sono riuscito ad ottenere è veramente fantastico, oltre alle funzionalità delle braccia ma anche delle gambe quando avanza. Attenzione, arriva, sei pronto? Sì, invasione spaziale! Wow! Guarda, se ne metto una qua e una qua, ho un doppio reattore, vedi? Super potente. Con le pietre raccolte. E io userò queste. Tu usi le altre? Andiamo. Andiamo, vai. Dove stai andando, flexi corazzata? Dobbiamo prendere quel pacco, vista acuta. Vai, vista acuta per prendere il pacco, vai. Porta anche, qua. E tu usiamo lente stetoscopica. Lente stetoscopica, vai. Vai. Vedi quel pacco là? Lo vedo quel pacco, ci manca, dobbiamo aprire ancora quello. Sì. È gigante, faccio un po' di spazio. L'hangar stellare di Mais ha una base rotante per la sua astronave, pronti poi ragazzi per partire, eccoci qua, verso nuove avventure. L'hangar stellare è dotato anche di mappa spaziale e poi di controller per andare a controllare l'astronave e di missile della TTA pronto ad andare ad esplorare lo spazio. E quanto è carino Merk, ovvero lo struzzo robot amico
amico inseparabile di Miles. Veramente ottima la fattura duplo. È un cucù enorme, ragazzi. Credo che hai spaccato l'orecchia a qualcuno. Allora, andiamo a vedere di spacchettare. Qualcuno è diventato fatto dei vostri bambini. Eh sì, qualcuno è diventato sordo. Allora, spacchettiamo il Paw Patroller che è enorme. Vediamo se si tira letteralmente fuori da qua. Allora, vediamo. Esce, sì, esce. Vai, tira, Nicolò. Vai, oh, è grandissimo. Ah, un pacco più grande del mondo. Caspita, ci sono anche gli sticker da appiccicare, sei contento? Tu sei l'uomo degli sticker. Anche il distributore di ossa. C'è il distributore di ossa? Quello per Rubble allora, di sicuro. Conoscendo, vero? Ah, qua si apre tutto, wow, guarda qua. Non si apre. Dai, adesso consulteremo. Ah, qua ci sono tutti i rumori. Qua si apre, ecco qua si mettono le sedie, prendi le sedie. Quella più corta va per Ryder, quella più lunga per i cuccioli, credo. Questo è il quad di Ryder, eccolo qua, l'ho liberato. E adesso allora, libero anche Ryder, dimmi. Si apre e si fuori. Esce fuori da lì, sì. Durante la coppa. Poi esce mentre corre. Ho liberato anche Ryder, ecco qua, Ryder è stato liberato. Tu fallo partire. Faccio partire? Sì. Vediamo, sto per partire, attenzione. Fatto partire in partenza il Paw Patroller. Abbiamo recuperato Marshall, il nostro veicolo di Marshall, perfetto, benissimo. Poi abbiamo il veicolo di Rubble, perfetto. Forse è un Metti Rubble lì sopra. Forse è già sceso. Forse è già sceso, sì. Rubble lì sopra. Poi abbiamo Rocky, lo metti lì, perfetto. Abbiamo Chase, qua. Abbiamo Marshall che mettiamo qua sopra. Sono tutti qua, chi va a guidare, scusa? Forza Ryder a guidare. Allora, Ryder si stacca dal quad. Ah, sono stato invaso. Eccolo, perfetto. Non guida. Ma dove sta guardando Ryder? No, sta guardando la parte sbagliata. Sta guidando così Ryder. Sta guidando così. Adesso lo chiamo. Ok, perfetto. Ecco, Chase la super spia. Perfetto, puoi chiudere. Benissimo, loro sono alla guida. Vai, ce la facciamo. Si chiude? Sì, si è chiuso. Escono tutti da qua. Non possiamo lasciarlo aperto, sennò esce Marshall. Allora, escono tutti. Perfetto, ecco, adesso siete chiuso. Oh, è caduto qualcuno. È caduto Rocky. Hai dimenticato Rocky. Dove mettiamo Rocky? Ci sta Rocky lì? Sì, ci sta, guarda. Mettete anche Rocky, ci sta. Vai. E per la felicità di Rocky andiamo tutti a fare un bagno al mare, cosa dici? Sì. Poi abbiamo appiccicato tutti gli sticker per andare a personalizzare il Paw Patrol, dalla missione alle tubature, insomma tutto quanto è Paw Patroller, e questo bestione veramente gigante. Sul retro si apre questa rampa per far salire i veicoli, il Paw Patroller si apre così facendo scattare proprio il simbolo della squadra di cuccioli, che permette di mantenere il Paw Patroller chiuso, ad esempio quando è stato di avanzamento, di modo che non si apra mentre stiamo giocando e non faccia uscire tutti i veicoli. Abbiamo anche un ascensore, avete visto, e dall'altra parte una specie di stampella che serve a sorreggere la parte superiore per avere la massima stabilità. Qui il quad di Ryder entra all'interno del Paw Patroller proprio come nella serie TV, il meccanismo è lo stesso, cioè l'entrata laterale. Le ruote sono veramente gommate, hanno un'ottima aderenza, è un fantastico battistrada, veramente ottimi i dettagli. E poi ragazzi, mettiamo i veicoli della nostra collezione Paw Patrol: Rubble e Chase e Rocky e poi Marshall e poi Ryder. Non abbiamo il veicolo di Sky, quindi mettiamo Sky, e lo stesso per Zuma, dove abbiamo il mini Zuma. E i suoni li possiamo attivare anche internamente da questo pulsante. Qui sulla motrice abbiamo lo spazio per i cuccioli e per Ryder per andare a guidare, e questa sarà la prossima missione della squadra dei cuccioli di Adventure Bay. Ragazzi, eccoci arrivati alla fine della nostra caccia ai giocattoli. Ringraziamo Now TV per questa collaborazione, per averci fatto andare a caccia di un sacco di giochi. Senti, qual è il tuo preferito di oggi? Vediamo. Qual è? È difficile scegliere, vero? Ah, il Paw Patrol ti è piaciuto? Sì, riusciamo a metterci dentro tutta la nostra collezione dei Paw Patrol praticamente. Ragazzi, se questo video vi è piaciuto, potete mettere un Paw Patrol e un pollicione. Vero? E chiudere il Paw Patrol. Se avete domande, commenti, informazioni, potete scriverli qui sotto. Noi ci vediamo nei prossimi video qui su giochi per bambini ragazzi. Ciao!